Buona Pasquetta a tutti, oggi inizio il video dicendolo subito immediatamente. Non sono assolutamente soddisfatto di quello che è l'operato di Massimiliano Allegri in questa stagione. Perché butto il carico immediatamente a pochi secondi dall'inizio video? Perché purtroppo tante persone continuano a dirmi che non c'è mai critica nei confronti dell'allenatore, della dirigenza, dei calciatori. E allora inizio subito con la critica, mettendola in primo piano. Non sono soddisfatto della situazione legata alla Juventus in questa stagione. Non sono soddisfatto dell'operato dell'allenatore, non sono soddisfatto del rendimento dei giocatori, non sono stato per larghi tratti soddisfatta di quella che è stata l'idea di Juventus da inizio anno fino ad arrivare ad oggi. Le dico subito e poi vi spiego il perché, ok? Iniziamo. Non sarà il classico video Allegri in, Allegri out, perché ragazzi, banalmente, se ci limitiamo agli slogan, agli hashtag per spiegare concetti difficili, complicati, complessi. Ok, ci siamo intesi. Vai. Purtroppo è l'ennesimo anno di fila che, arrivati a fine campionato, ci mettiamo qua a fare il gioco delle colpe. Il giochino brutto, necessario, però, alla fine di stagioni che non finiscono appunto nel modo in cui ti immaginavi, o comunque nel modo non idoneo, non adatto alla Juventus. E quindi vi faccio una domanda: Allegri delle colpe? La risposta è sì, una marea. L'ho scritto anche ieri sui social, ora riprendo quei post che ho fatto ieri per spiegare. Sì, Allegri ha una marea di colpe. Chi nega questa cosa non è coerente con la realtà, perché la situazione è sugli occhi di tutti. Tutte le colpe sono di Allegri? Palesemente no. Chi lo pensa non è ugualmente coerente con quello che è la realtà dei fatti. Allegri dovrebbe fare meglio? Al 101% sì, vista la nuova politica sugli stipendi della Juventus. Ora, per cercare di ragionare su questi tre punti, dobbiamo fare un focus. Quali sono le colpe degli allenatori? Quali sono le colpe dei giocatori? Quali sono le colpe della dirigenza? Non nello specifico, ma in generale. Perché tante volte poi qualcuno mi scrive: sì, ma che colpa ha Allegri se i giocatori sbagliano lo stop o tirano fuori a porta vuota? Ecco, quelle per esempio non sono colpa di Allegri. Quelle sono colpe dei giocatori. L'errore tecnico individuale da parte del calciatore è colpa del calciatore, è ovvio. Se invece che fare la diagonale fatta bene la fai male, se invece che la parata fatta bene fai la papera, se invece che il rigore segnato lo sbagli, quelle sono colpe dei calciatori. Diverse sono le colpe dell'allenatore, che magari legge male la partita, magari la prepara in un modo non corretto, magari sbaglia i cambi, magari sbaglia a spostare un calciatore da una posizione o dall'altra. Poi c'è una colpa che secondo me si interseca tra calciatori e allenatori, che è la seguente: quando i calciatori scendono in campo con poca grinta o poco mordente, ed è una situazione che secondo me si sta verificando da un po' di tempo alla Juve, cioè i giocatori entrano in campo, i primi minuti è un po' così e a un certo punto magari prendiamo gol, allora ci svegliamo e capiamo che possiamo fare meglio. Aumentiamo i giri del pallone, cerchiamo di alzarci un po' di più, il movimento senza palla, che è un punto debole della Juve, aumenta leggermente, quindi ci sono dei minimi miglioramenti, però per farvi capire che fino a che non prendiamo quello schiaffo non le facciamo. E queste sono colpe divise dai giocatori, perché se il giocatore non ha voglia è ovvio che è colpa del giocatore, dall'altra parte è anche colpa dell'allenatore che non sta riuscendo a trasmettere quella voglia che dovrebbe appunto dare il manager. Quindi sono due colpe secondo me che si intersecano queste, quindi bisogna sempre fare un distinguo. E dico, Allegri dovrebbe far meglio? Sì, assolutamente sì, perché non è giustificato un allenatore da 7 milioni e mezzo, 7 milioni, 8 milioni, 9 milioni, non lo sappiamo sta cifra, che questo continuo mettere sempre 9, 10 milioni, non la sappiamo, è tra i 7 e i 9. Un allenatore che prende dai 7 ai 9 per la Juventus non può essere un allenatore per la Juventus che mi arriva nelle prime 4, esattamente come c'era arrivato l'allenatore precedente che prendeva 2 milioni alla prima annata in cui ha allenato, 1,5 milioni, 1,8 milioni. Capite che questa è logica. C'è un però, e vi dimostrerò ancora una volta tramite la logica il perché di questo video, perché c'è una cosa che voglio raccontarvi. E poi c'è la colpa della dirigenza. La colpa della dirigenza nasce dal fatto, eventualmente, di decidere per una strategia, di ingaggiare un allenatore e poi interrompere quella collaborazione, oppure di cedere un determinato giocatore e non rimpiazzarlo in maniera adeguata, la creazione della squadra che poi dà in mano all'allenatore, o la definizione di un progetto. Ecco, quindi queste sono in generale le colpe degli allenatori, dei giocatori e dei dirigenti, per capire dov'è che vai a mettere la colpa a seconda di quello che accade. Allora,
cerchiamo di fare un ragionamento fatto bene. Chi è soddisfatto di questa Juventus alzi la mano. Chi ad oggi è soddisfatto della situazione della Juve mi alzi la mano nei commenti. E se sì, mi spieghi il perché. Io non sono soddisfatto, l'ho detto all'inizio del video, penso che questa non sia una situazione da Juventus, è impossibile definire questa una situazione da Juventus, perché la Juventus è abituata a vincere. E infatti ho apprezzato tanto quando Massimiliano Allegri con l'Inter, pre dell'Inter, dopo l'Inter, mi ha detto qui scuse non ce ne devono essere, qui ci devono essere dei risultati, qui ci deve essere lavoro, qui ci deve essere questo. Punto. E infatti mi aveva dato molto fastidio invece lo stesso Massimiliano Allegri che post Villarreal dice non è che perché ci chiamiamo Juve dobbiamo vincere. Stessa persona, a distanza di un mese, due dichiarazioni discordanti, dettate probabilmente anche dal momento, dettate probabilmente anche dal fatto che da una parte c'è una delusione cocente a caldo, l'eliminazione col Villarreal, dall'altra c'è stato un po' più di riflessione a freddo post eliminazione con l'Inter. Ma è la stessa persona che parla, quindi a distanza di un mese, perché magari dici nel giro di 3, 4, 5 anni può aver cambiato idea. Solo gli stupidi non cambiano idea, ragazzi. Mettetevi in testa anche questa cosa qui. E quindi vi dico, pensare però che ci sia una strada semplice, una via d'uscita forzata da questa situazione, e cioè Allegri è il problema della Juventus, e quindi esoneriamo Allegri e abbiamo risolto, o siamo stati degli struzzi negli ultimi 4 anni, perché negli ultimi 4 anni siamo arrivati a fine anno a fare tutti gli anni gli stessi ragionamenti. Tutti e 4 gli anni. Quindi, magari 3 anni fa era colpa di Allegri, 2 anni fa era colpa di Sarri, l'anno scorso era colpa di Pirro, e quest'anno sarà colpa di Allegri. Però per 4 anni poi ci siamo ritrovati come gli struzzi ad avere una buona parte della tifoseria che credeva questa baggianata, perché pensare che semplicemente decapitare l'allenatore ti risolve i problemi è una baggianata ed è totalmente distante dalla realtà. Sempre mantenendo il discorso del quale non sono soddisfatto di Massimiliano Allegri di questa stagione, perché questo non è Massimiliano Allegri, e io ribadisco che inizio anno vi dissi io non sono convinto che Allegri sia l'allenatore giusto per questa Juve, perché per ricostruire uno come Massimiliano Allegri non mi sembra adatto, ma Allegri è un ottimo allenatore e quindi vedremo che cosa saprà fare. Io sono assolutamente ancorato lì, aggiungo qualcosina però. Allegri è un ottimo allenatore arrugginito, perché è indubbio che questo non sia il miglior Massimiliano Allegri, perché anche qua chi mi viene a dire che Allegri nei 5 anni precedenti non è stato un ottimo allenatore è una bugia, perché Allegri nei 5 anni precedenti ha raggiunto dei risultati strabilianti e li ha portati tramite la sua idea di calcio. Poi che questa specifica idea di calcio con questa squadra in questo momento storico, con la Serie A che è cambiata negli ultimi anni, col calcio che si sta evolvendo, non è più efficace, beh, in questo momento è un dato di fatto e ce lo dice la situazione della Juventus, ed è per questo che vi dico che Allegri potrebbe e soprattutto dovrebbe dare di più, perché è impossibile che un allenatore con il curriculum di Massimiliano Allegri, il palmarès di Massimiliano Allegri, l'esperienza di Massimiliano Allegri non sia in grado di sopperire ad eventuali mancanze che può avere la rosa e far sì che questa Juventus possa raggiungere altri risultati, perché siamo partiti male, ci siamo rialzati e ora siamo qua che scricchioliamo, e quindi non è possibile avere un grafico con questo valore mai costante, questo valore che va su e giù, per dire a Higuaín, una montagna russa di grafico. Minchia, è stata una montagna russa di grafico. E qui Massimiliano Allegri ce li ha le sue responsabilità, perché? Proprio perché è un allenatore bravo, preparato, esperto, che guadagna tanto, che ha vinto tanto, e quindi chi se non lui potrebbe fare una roba del genere? E dovrebbe fare una roba del genere, proprio perché la Juventus sta abbassando il monte ingaggi praticamente di tutti, mantenendone alti 2 o 3, De Ligt, Vlahovic, Allegri, che sono bene o male 3 punti su cui la Juve vuole ripartire. E quindi io riassumo sempre, sarò banale, ma il riassunto è sempre quello, no, risposte semplici, quindi esonerare Massimiliano Allegri a problematiche complesse, perché la Juventus ha una problematica complessa, perché è da 3-4 anni che ci ritroviamo a fine anno, che vogliamo la testa dell'allenatore e ignoriamo tutto il resto. Ora, faccio un passo indietro. La Juventus ora oggi ha 2 possibilità, fermo restando che ogni tifoso della Juventus può volere l'Allegri out e può volere l'Allegri in, e non me ne frega niente perché queste sono cose soggettive e quindi ognuno può pensarla come vuole. La cosa che a me dà fastidio è il pensare che soltanto eliminando Allegri poi tutto sia risolto. La Juve ha 2 possibilità.
sono due soltanto per mantenere logico e coerente il ragionamento. Esonerare Massimiliano Allegri, ok? Continuare con Massimiliano Allegri. Io ora vi dico qual è quella giusta e vi spiego il perché. Poi voglio sapere da voi se quello che vi sto dicendo è logico. Per me quella giusta è continuare con Massimiliano Allegri. Perché? Perché la Juventus sta facendo un'inversione di tendenza rispetto agli altri anni. Se negli ultimi quattro ci siamo mossi così, tagliando la testa dell'allenatore e confermando tante altre cose, allora quest'anno si sta cercando di dare fiducia alla posizione dell'allenatore, per quanto fino adesso la fiducia probabilmente non se la meriti. E aggiungo io, durante il corso dell'anno, nei primi mesi, un qualsiasi altro allenatore diverso da Massimiliano Allegri sarebbe stato esonerato. Ma, se la Juventus oggi, e per oggi intendo fine stagione, mi esonera Massimiliano Allegri, per quanto mi riguarda, tutta la dirigenza deve andare, eh? Deve andare, perché io non mi fiderei più di persone che nel giro di 4 anni mi cacciano 4 allenatori, a maggior ragione se l'ultimo è quello che vanno a riprendere perché pensano di aver fatto un errore. Ed errare è assolutamente logico, e perseverare che è diabolico, eh? Errare è umano, lo possiamo fare tutti, e la Juventus negli ultimi 4 anni sta sbagliando, perché è impossibile dire che non stia sbagliando, perché sennò si sarebbe continuato sul trend positivo dei 9 anni, dei 9 scudetti. E quindi si sta sbagliando. Ci si accorge di aver sbagliato, si cerca un riparo, un'isola felice in Massimiliano Allegri, che è stato quello che ti ha permesso di stare bene all'interno di quelle 5 annate lì, e allora gli fai un contratto di 4 anni a 7, 8, 9, quelli che dicevamo prima, milioni all'anno. Bene, ora, se tu Juventus, che mi prendi Massimiliano Allegri in quel momento lì e gli dai via Cristiano Ronaldo e non glielo sostituisce, gli togli la fonte principale di gol e gli fai fare i primi 6-7 mesi della stagione senza l'attaccante, 6 mesi adesso non lo so quanti siano stati, da agosto a febbraio, gli fai fare senza l'attaccante, e poi a fine anno mi dici, no guarda Allegri, nonostante i 4 anni di contratto a 7 milioni all'anno ti esoneriamo, ti lasciamo a casa, te li paghiamo lo stesso, ne prendiamo un altro, ricominciamo ancora, però ti esoneriamo. Io se sono Massimiliano Allegri gli dico, scusatemi un secondo, quindi voi non avete colpe? Quindi il fatto che voi mi vendiate Cristiano Ronaldo a 3 dalla fine e non me lo sostituiate se non con Moise Kean non è una vostra colpa? Io poi mi sono ritrovato la patata bollente in mano, io poi sono il capro espiatorio di questa situazione, perché sono io che ci metto la faccia, sono io l'allenatore. Ma come vi dicevo prima, l'allenatore può avere errori, può avere colpe sui moduli, sulla lettura della partita, sui cambi, ok, sulla valutazione dei calciatori, e i calciatori ce li hanno nello specifico nello stop, nel passaggio, nel tiro in porta e queste cose qui. La dirigenza ce li ha sulla costruzione dei progetti in primis e, seconda battuta, sulla creazione della squadra. Perché se dai in mano una squadra che non è di un certo livello ad un allenatore che poi magari lo vai a pagare, a strapagare per tanti anni, la colpa è anche della dirigenza. E l'unica costante in questi ultimi 4 anni è stata la dirigenza, che poi unica non è vero, perché c'è anche da dire una cosa. La dirigenza della Juventus, per quanto Andrea Agnelli sia ancora presidente, per quanto Pavel Nedved ancora vicepresidente, è cambiata, perché non c'è più Paratici. Ci sono Cherubini, arriva bene, che stanno scegliendo questa strada, e questa strada la stanno scegliendo Cherubini, arriva bene. E quindi la cessione di Ronaldo, che è stata comunque una volontà di Ronaldo, con il rimpiazzo su Vlahovic, il non rinnovo di Dybala, vediamo che cosa succederà con altre politiche di rinnovo, l'acquisto di determinati giocatori che si abbassano gli stipendi, l'età media, quindi è una nuova politica della Juventus, completamente differente da quella degli ultimi anni. Ma se la Juventus quest'estate mi arriva a esonerare Massimiliano Allegri dopo avergli dato in mano quest'estate una squadra che era stata rivoluzionata come un calzino sotto il punto di vista offensivo, perché così è stato, non prendiamoci in giro ragazzi, possiamo dire quello che vogliamo, ma l'anno scorso Andrea Pirlo, a cui voglio un bene dell'anima, lo sapete, arriva a quarto all'ultima giornata per via del suicidio del Napoli con Ronaldo in rosa, che non può essere la stessa cosa, non può assolutamente essere la stessa cosa. E qui invece la differenza doveva essere Allegri a colmare. Allegri doveva colmare. Poi io sono sempre uno di quelli che pensa, ragazzi, questa è la mia posizione personale, che l'allenatore sia importantissimo, certo, ma il valore assoluto dei calciatori deve esserci, perché per quanto io quando sento sì, siamo tutti bravi a vincere con i campioni, sì, ma qualsiasi allenatore forte vince con i campioni, cioè per me Klopp, Guardiola, Zidane, che sono quelli che stanno vincendo di più in Europa, aggiungo Tuchel che da 2 anni Champions vinta, Champions persa in finale, sono quelli che raggiungono più risultati concreti a livello europeo.
e sono lì in alto, ma allenano dei campionissimi, ma è giusto che sia così. Non, secondo me non può esistere il discorso del sei bravo a allenare solo i campioni, perché ci sono degli allenatori bravi a fare determinate cose, come valorizzare i giocatori, come raggiungere le salvezze, come vincere i campionati, come vincere in Europa. Guardate lo stesso Unai Emery. Unai Emery quanto ha vinto in Europa? Tantissimo, una marea di Europa League. Quest'anno in Champions è nella top 4. In campionato non sta riuscendo a dare la stessa costanza, perché lui è un allenatore bravo a fare altre cose. Lo stesso Antonio Conte, che è un allenatore bravissimo a ricostruire dalle macerie in poco tempo, ma poi deve mollare, perché il suo modus operandi è quello, che crea dei cicli piccoli, 2-3 anni al massimo. 3 anni a noi la Juve è stato forse il ciclo massimo di Antonio Conte. Ogni allenatore ha delle caratteristiche differenti, ed è per quello che io iniziando vi dicevo, ragazzi, Massimiliano Allegri, per ricominciare, per ripartire, per questo progetto non mi sembra adatto. Mi aggrappo al fatto che Allegri abbia un buon curriculum, abbia fatto cose buone da noi e che tutte queste cose legate a Massimiliano Allegri. Ad oggi ve lo dico, Massimiliano Allegri è arrugginito, o comunque non al 100% al passo con i tempi che corrono, non si è inserito al 100% nell'idea di questa squadra, forse nemmeno l'ha capita al 100% questa squadra, anche la volontà ogni volta di cambiare modulo. Lo stesso Allegri è uno che tante volte ci ha detto scelgo i migliori 11, adatto la squadra ai migliori 11, poi che ci sia il Sturaro di turno, il Leminà di turno, che magari mi gioca fuori ruolo, non succede niente, ma se fuori ruolo ci iniziano a giocare i Cuadrado, i Dybala, che sono i giocatori che ti devono trascinare la squadra, allora fai fatica. E allora la Juve ha due possibilità: manda via Massimiliano Allegri a fine stagione, ma tutta la dirigenza prende e porta a casa, perché questo è l'ennesimo progetto in cui la dirigenza dà fiducia, in cui la dirigenza vuole, addirittura questo è l'unico progetto lungo termine, perché Allegri è l'unico allenatore con 4 anni di contratto, con queste cifre qui, post-Covid, è una cosa grande. E quando Allegri ti dice che quest'anno l'obiettivo era quello e che l'obiettivo dell'anno prossimo è tornare entro lo scudetto, io ve lo dico, lo dice perché è veramente così. Questa credo che sia una delle poche verità che sta dicendo Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Perché? Perché la Juventus è consapevole di avere delle grandi colpe. Ed è consapevole che se, dato che ha delle grandi colpe per quello che è stata la stagione attuale, si permette di mandar via Massimiliano Allegri e rimanere invariato a livello strutturale societario, ci perde la faccia. Ci perde la faccia. E quindi veramente la Juventus potrebbe aver chiesto ad Allegri arriva almeno nelle prime quattro senza Cristiano Ronaldo, anticipando, perché queste sono parole di Cherubini, abbiamo anticipato di un anno quello che dovevamo fare l'anno prossimo, anticipando il post Cristiano Ronaldo. E non è facile anticipare il post Cristiano Ronaldo, e soprattutto non è facile vivere il post Cristiano Ronaldo e senza un giocatore che va a rimpiazzare Cristiano Ronaldo. Per fortuna ora c'è Vlahovic, che sta tenendo a galla la baracca a livelli allucinanti, sebbene non gli arrivino palle giocabili. E qui sì, è colpa dell'allenatore, perché se il gioco che propone la squadra non è in grado di far arrivare delle palle gol pulite all'attaccante, ragazzi, questo per forza di cosa passa da quello che è lo studio dei giocatori della squadra da parte dell'allenatore. Questi sono i miei 2 centesimi, sono qui a dirvi io tutto quello che vi sto dicendo è giusto, tutto quello che dite voi è sbagliato, quindi ascoltatemi perché vi dico la verità. No, queste sono riflessioni ad alta voce. E quindi la Juventus ci perderebbe la faccia ad esonerare Massimiliano Allegri. Quindi gli avrebbe detto, sì, arriva quarto quest'anno, ma dal prossimo anno zero scuse. E questo spiegherebbe il perché Massimiliano Allegri, a distanza da un mese, come vi dicevo prima, col Villarreal, vi dice siete disonesti intellettualmente, se parlate di fallimento europeo, perché non sapete di cosa parlate. Questo lo può sapere solo lui di cosa sta parlando. Io da tifoso lo sento il fallimento europeo uscire col Villarreal, nonostante il Villarreal abbia poi eliminato il Bayern Monaco. Non mi interessa, io lo sento lo stesso, perché la mia squadra, io l'ho vissuta addirittura dallo stadio quella roba lì, per me è un fallimento, rimarrà tale. Però non sappiamo che cosa si sono detti loro internamente. Magari l'obiettivo è davvero arrivare nelle prime quattro e basta. E poi sì, magari lo scudetto si poteva vincere. Purtroppo quest'anno, ragazzi, siamo entrati in corsa, anche quando avevamo la possibilità di avvicinarci davvero, e niente. Allora se è niente, è niente. Che cosa vi devo dire? Ma che la Juventus gli abbia detto il primo anno è così, quindi te lo giochiamo di bonus, ci assumiamo noi le nostre responsabilità, perché noi abbiamo le nostre responsabilità, e quindi in questa stagione avrai delle colpe sì, ma le colpe più grosse sono nostre. Dall'anno prossimo, che hai il post Cristiano Ronaldo assorbito da un anno,
l'erede di Cristiano Ronaldo, la squadra che ti stiamo costruendo, eventualmente con anche un paio di acquisti top secondo i tuoi canoni, i tuoi criteri, dopo sono affaracci tuoi. Io troverei assolutamente incoerente l'esonero di Massimiliano Allegri mantenendo questa classe dirigenziale. Sarei veramente, probabilmente perderei tutta la fiducia in questa società, perché nel momento in cui fai un piano a distanza di anni, questo è un piano quadriennale. Piano quadriennale significa che me lo sviluppi in 4 anni. E significa che già nel primo, se non metti nelle condizioni migliori l'allenatore di lavorare, non puoi poi mangiarti i 3 successivi anni. E devi andare avanti, perché nel momento in cui scommetti su Sarri per il post Allegri e ti dura un anno, scommetti su Pirlo per il post Sarri e ti dura un anno, scommetti per Allegri sul post Pirlo e te lo fai durare 1 anno e 3 anni, glieli paghi a casa e ricominci ancora con delle colpe tue. Allora ragazzi, stiamo perdendo completamente di vista la realtà dei fatti, stiamo completamente perdendo di vista la programmazione sportiva, stiamo completamente perdendo di vista la fiducia negli uomini, nel lavoro delle persone, perché noi forse ora siamo abituati, no? Negli ultimi anni è sempre arrivato un allenatore, al primo anno in panchina ha sempre vinto qualcosa. Sì, però questa non è la normalità. Cioè, questa è la normalità che ci siamo creati perché abbiamo sempre lavorato bene. E quindi, bravi, complimenti, bravi, bravi tutti quelli che sono arrivati a fare questa cosa qui. Negli ultimi anni, purtroppo, visto che i risultati sportivi, è vero che abbiamo sempre vinto qualcosa, ma sempre in calare, sempre uscendo prima dalla Champions, sempre con più fatica, sempre con più rammarico, sempre con più delusione, allora significa che in questo momento non sta funzionando l'idea di prendi uno, gli dai la squadra, questa è, non vinci, via, prendi un altro, questa è la squadra, non vinci, via, prendi un altro, questa è la squadra, non vinci, via. Non sta funzionando, non sta funzionando. E la Juventus ha il dovere morale, per quanto mi riguarda davvero, ha il dovere morale di dare un altro anno a Massimiliano Allegri. E ribadisco, non sono soddisfatto di Massimiliano Allegri. E in una qualsiasi condizione normale, questa stagione, Massimiliano Allegri, probabilmente sarebbe da esonero la Juventus. Ma lo dico tranquillamente. Ma questa non è una situazione normale. Questa è una situazione anormale che si è creata la Juve negli ultimi 4 anni. Volendo cambiare qualcosa che stava comunque funzionando e ci sta, perché ribadisco, cambiare ci sta, l'errore ci sta. E il continuare ad errare, il continuare a seguire una strada che negli ultimi anni ti ha portato da dominare, stradominare, cercare di raggiungere l'Europa, questo che non può essere sufficiente. E allora che ognuno si assuma le proprie responsabilità, che si sfacciano davvero questi discorsi di colpa. Che colpa ho io per come mi sono mosso? Che colpa hai tu per quello che hai fatto? Bene, e allora, dato che il nostro destino è legato da questa cosa, dato che abbiamo fatto un all-in sul nome Massimiliano Allegri per 4 anni, abbiamo detto che ci vorranno 4 anni e già dal secondo si tornerà a essere impegnati nella lotta al tricolore, assumetevi le vostre responsabilità, date un altro anno a Massimiliano Allegri, fate il mercato su Massimiliano Allegri, date la squadra a Massimiliano Allegri, perché nel momento in cui scegli Massimiliano Allegri, signori, bisogna dare la squadra ad Allegri per essere Allegri. E Allegri deve fare Allegri capendo quella che è la squadra. Perché ribadisco, le colpe sono di tutti. Banalmente. Banalmente. So che sembra banale questo discorso, ma non è un discorso paraculo perché ho paura. No, no. Io ne metto di più di colpevoli. Qual è il paraculo? Io ne metto di più di colpevoli rispetto a uno. Aumento il carico. Perché non è accettabile per la Juventus ritrovarsi in queste condizioni tutti gli anni. Non è accettabile. E allora assumiamoci che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Il progetto era di 4 anni con Allegri, da cui già dal secondo si deve tornare a vincere in Italia lo scudetto. Bene, date il secondo anno ad Allegri, date la squadra ad Allegri, pagate, tirate fuori i soldi, fate quello che c'era da fare, costruite una squadra in grado di tornare a vincere in Italia. O se scegliete banalmente di dire no, secondo anno con Allegri non lo facciamo perché quest'anno non ha fatto bene, che è sacrosanto il ragionamento, allora per quello che è il recente passato della Juve bisogna cambiare tutto. Per quanto io sia sempre stato dalla parte della dirigenza della Juventus perché negli anni ha fatto cose, e negli ultimi anni, ragazzi, cioè, non è inutile, bro, possiamo stare qua a dire che negli ultimi 4 anni sono stati comunque bravi come quando vinciamo sempre. Perché intanto si manca di rispetto alla bravura che c'era stata negli anni in cui si vinceva. E poi si manca di rispetto alla nostra intelligenza. Non si può dire una roba del genere. Io sono assolutamente convinto che questa classe dirigenziale possa tornare a vincere. Ne sono assolutamente convinto.
come sono assolutamente convinto che ci siano delle grandi colpe nella gestione di quest'annata da parte di tutti. E vi ho spiegato qual è il criterio per dare le colpe a uno o quell'altro. È ovvio che non do la colpa ad Allegri se Rabiot mi sbaglia il gol a porta vuota. Quella non è colpa di Allegri. Però tutto il resto della partita, ragazzi, oltre a quell'episodio lì, c'è stato altro dentro la partita. E badate bene, credo, guarda, 25 minuti, credo di aver detto la parola gioco una volta. Una. Nel non essere efficace nel servire palle a Vlahovic. Perché la tesi principale è sempre le altre squadre giocano meglio. No, no, qui non si parla di giocare bene e di giocare male. Perché per anni siamo stati all'interno di questa diatriba puramente giornalistica, puramente che non esiste nel calcio. Non esiste questa cosa davvero nel calcio, di quelli che ragionano di calcio a livello dirigenziale, che programmano, non esiste, a alti livelli questa roba non esiste. È ovvio che l'allenatore faccia sempre il gioco che ritiene più adatto, più idoneo, più congruo alla squadra. Non è che si mettono a tavolino e dicono devi farmi il gioco più bello. Io dico non devi raggiungermi questi risultati. Poi come li raggiungi? Questo fa parte del tuo lavoro di essere allenatore, quello che poi si traduce in campo. Ok? Non è quello, non è assolutamente quello. Ci sono tante cose, e questo dibattito che abbiamo fatto fino a del è meglio giocare bene e perdere o giocare male e vincere? Ragazzi, noi da qualche anno stiamo giocando male e perdendo. Vi va bene? La terza opzione, giocare male e perdere. L'opzione migliore è giocare bene e vincere. Non la stiamo facendo. Stiamo facendo questa. Giocare male e perdere. Perché è vero che delle partite le vinciamo, io esulto sempre all'interno delle partite singole, quelle vinte, le partite singole vinte, esulterò sempre a una vittoria della Juventus, perché questo è il mio compito di tifoso, tifare. Però queste singole partite vinte poi devono portare a raggiungere i risultati per la Juventus, che sono le vittorie, si traducono in trofei, e lo stesso Massimiliano Allegri questa cosa la sa bene, perché se c'è uno che sa vincere in Italia e questo tipo di competizioni è lui. Però in questo momento è un po' arrugginito. È un po' arrugginito. E questa è la mia umile opinione. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Scusate per questa chiacchierata abbastanza lunga. Scusate anche se in determinati momenti ho alzato la voce. Ma credo che sia giusto dire le cose come stanno. In un video penso sincero al 102% in cui tiro fuori tutto quello che avevo dentro e spero di essere stato compreso questa volta, no? Parlo per quelli che ma non critichi mai, però ragazzi se non ascoltate i video date un'opinione in base a quello che pensate che potrei dire. E allora concludo dicendo che ieri ho visto un tweet fantastico che diceva: se l'anno prossimo Allegri sarà allenatore della Juventus ti farò Juventus, se l'anno prossimo Allegri non sarà allenatore della Juventus ti farò Juventus. Perfetto.